Mi sono domandato qual era l'inessenziale a cui avrei dovuto rinunciare per concentrarmi sull'essenziale. Mi sono detto che per capire la portata degli sconvolgimenti che si annunciavano in tutti i campi ci voleva più spazio e tempo di riflessione di quanto ne permetteva l'esercizio a tempo pieno del mestiere di giornalista. Non mi aspettavo niente di veramente innovatore dalla vittoria della sinistra nel 1981. Mi ero stupito che la mia partenza dal giornale dopo 20 anni di collaborazione non fosse dolorosa né per me né per gli altri. Mi ricordo di aver scritto che in fin dei conti una sola cosa era essenziale per me: stare con te. Non posso immaginarmi continuare a scrivere se tu non ci sei più. Tu sei l'essenziale, senza il quale tutto il resto, per quanto importante mi sembri finché ci sei tu, perde il suo significato e la sua importanza. Te l'ho detto nella dedica del mio ultimo scritto. 23 anni sono trascorsi da quando siamo andati a vivere in campagna, prima nella tua casa, che sprigionava un'armonia meditativa. Non ce la siamo goduta che 3 anni. Il cantiere di una centrale nucleare ci ha cacciato via. Abbiamo trovato un'altra casa, molto antica, fresca in estate, calda in inverno, con un grande terreno. Avresti potuto esservi felice. Là, dove non c'era che un prato, hai creato un giardino di siepi e di arbusti. Vi ho piantato 200 alberi. Per alcuni anni abbiamo viaggiato ancora un po', ma le vibrazioni e le scosse dei mezzi di trasporto, quali che fossero, ti scatenavano mal di testa e dei dolori in tutto il corpo. L'arachnoidite ti ha costretta ad abbandonare a poco la maggior parte delle tue attività preferite. Riesci a nascondere le tue sofferenze. I nostri amici ti trovano in piena forma. Non hai smesso di incoraggiarmi a scrivere. Nel corso dei 23 anni passati nella nostra casa ho pubblicato 6 libri e centinaia di articoli e interviste. Abbiamo ricevuto decine di visitatori venuti da tutti i continenti e ho concesso decine di interviste. Sicuramente non sono stato all'altezza della decisione presa 30 anni fa di vivere a mio agio nel presente, attento prima di tutto alla ricchezza che è la nostra vita in comune. Rivivo adesso gli istanti in cui ho preso questa decisione con una sensazione di urgenza. Non ho opere più importanti in corso. Non voglio più, secondo la formula di Georges Bataille, rimandare l'esistenza a dopo. Sono attento alla tua presenza come al tempo dei nostri inizi e mi piacerebbe fartelo sentire. Tu mi hai dato tutta la tua vita e tutto di te. Mi piacerebbe poterti dare tutto di me per il tempo che ci resta. Hai appena compiuto 82 anni. È sempre bella, elegante e desiderabile. Sono 58 anni che viviamo insieme e ti amo più che mai. Recentemente mi sono innamorato di te un'altra volta e porto di nuovo in me un vuoto divorante che solo il tuo corpo stretto contro il mio riempie. La notte vedo talvolta la figura di un uomo che su una strada vuota e in un paesaggio deserto cammina dietro un carro funebre. Quest'uomo sono io. Sei tu che il carro funebre trasporta. Non voglio assistere alla tua cremazione. Non voglio ricevere un vaso con le tue ceneri. Sento la voce di Catherine Ferrier che canta Die Welt ist leer. Ich will nicht leben mehr. E mi sveglio. Spio il tuo respiro. La mia mano ti sfiora. Ciascuno di noi vorrebbe non dover sopravvivere alla morte dell'altro. Ci siamo spesso detti che se, per assurdo, avessimo una seconda vita, vorremmo trascorrerla insieme.